Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con le armi speciali di Call of Duty Advanced Warfare e oggi andiamo a vedere un fucile a canna Escher, che non abbiamo visto tantissimo qui sul mio canale. Oggi andiamo a vedere una versione speciale dell'S12, un fucile veramente ben fatto, veramente molto aggressive dalla breve distanza e soprattutto con una cadenza molto elevata che ci permette veramente di farne danni veri veramente nelle piccole distanze. La versione che andiamo a vedere oggi è l'S12, che prende il nome di Quiet Time. È una versione per professionista e praticamente già esteticamente, come possiamo già vedere, cambia molto rispetto alla versione standard, perché la versione standard è un blu scuro con un grigio e dei richiami di nero, mentre in questa versione Quiet Time è grigia e bianca. La cosa che salta subito all'occhio, che avete potuto vedere nella miniatura che ho preparato per il video, è soprattutto l'implementazione di un accessorio. Prende il nome e soprattutto è stato implementato sentendo il nome, perché se noi già leggiamo Quiet Time, che cosa ci viene in mente? Quindi silenzio, qualcosa del genere. Quindi è un'arma dotata già di silenziatore che non è possibile togliere, quindi ha il silenziatore incorporato. Mentre per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dell'arma, varia per due cose, sono la cadenza e la praticità. La cadenza aumenta ancora di più, già se era alta precedentemente, pensate adesso. Una cadenza che sale dai 10 della versione standard agli 11 in questa versione qui. Cambia invece la praticità. Praticità che diminuisce, quindi una velocità di ricarica inferiore rispetto alla versione standard, un 12 in questa Quiet Time rispetto ad un 13 della versione standard. Che dire, se dovessimo scegliere tra la versione Quiet Time oppure la versione standard, io andrei a scegliere senza ombra di dubbio questa versione appunto professionista Quiet Time. Primo, perché anche se ha il silenziatore incorporato, la cadenza aumenta ancora di più, quindi va quasi a sopperire questo tappamento per quanto riguarda l'arma, quindi è molto comodo. E la praticità rimane sempre abbastanza elevata, un 12 rispetto a un 13, non si nota tantissimo nella ricarica, quindi una versione veramente molto interessante dell'S12, la Quiet Time. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Se non l'avete fatto, iscrivetevi quanto prima al mio canale se il video è stato di vostro gradimento e mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook e ci vediamo tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.